Allora, ILGA è l'acronimo, per così dire, dell'Associazione Internazionale Lesbica, Gay, Bisessuale, Transessuale e Intersex, che è la più grande associazione ombrella, come si dice in inglese, di associazioni, nel senso è un'associazione fatta da altre associazioni, sono più di 800 associazioni LGBT in tutto il mondo, su 5 continenti, più di 110 paesi. I principali membri italiani sono per esempio Arcigay, Arcilesbica, Circolo Mario Bieli, eccetera. Quest'anno la conferenza ha un titolo molto centrato per l'Italia perché è valori tradizionali e diritti umani, scontro o dialogo? Intanto perché la definizione di diritti umani per l'Italia è un po' diversa rispetto che per l'Europa, perché in Europa ormai è normale considerare i diritti delle persone LGBT come parte integrante dei diritti umani. Questo in Italia non è ancora così scontato, non è ancora così acquisito, quindi anche questa definizione, anche questa parte del titolo che sembra semplice e acquisita non lo è per l'Italia. Allora, un diritto umano dovrebbe essere un diritto di cui ciascun essere umano gode per il semplice fatto di essere nato. Quindi è una di quelle cose che uno dovrebbe avere senza dover fare alcunché per ottenerla. In realtà poi sappiamo che i diritti si lotta costantemente per essere sicuri che ci vengano garantiti o altrimenti facilmente si rischiano di perdere. Ma io penso che i diritti umani siano la nuova frontiera di questo mondo globalizzato soprattutto, sono la chiave per ripensare anche l'economia e la convivenza civile, l'economia e convivenza civile sono due cose legatissime. I diritti umani sono tutti quei diritti che assolutamente individuano, come dire, non semplicemente la cittadinanza delle persone, ma individuano il diritto di essere quello che si è. Quando si parla di diritto naturale, in realtà spesso si fa una falsificazione, l'unico diritto naturale è quello che le persone hanno di essere se stesse, per come nascono, per come vivono, per come gestiscono la propria vita liberamente. Valore tradizionale è un termine che nell'accezione con cui viene usato alle Nazioni Unite da alcuni paesi, principalmente la Russia, che si fa promotrice di questa ideologia dei valori tradizionali, dovrebbe essere un valore che in un qualche modo serve a inquadrare l'ambito in cui è possibile parlare di diritti umani. In realtà, secondo noi di ILGA e di altre organizzazioni non governative che si occupano di diritti umani, si tratta di una strategia per evitare invece che si rispettino i diritti di alcune minoranze, in particolare della minoranza gay, lesbica e transessuale. I valori tradizionali sono quelli che evidentemente si consolidano nell'elaborazione culturale di tutte le società e sono molto spesso, come dire, un fattore coagulante in cui le società hanno modo di riconoscersi, in altri casi possono essere un fattore paralizzante. I valori tradizionali rimangono valori nella misura in cui permettano alla società di evolversi e di migliorare, di implementare gli spazi di libertà e delle identità e dei modi di essere. Se invece i valori tradizionali devono essere un blocco, una paresi per le società, devono essere usati strumentalmente per impedire la libertà delle persone, è del tutto evidente che acquisiscono una valenza negativa ed entra in una dimensione di conflitto. Io non credo che sia la via dello scontro la via per costruire i diritti umani nel mondo e in particolare nella nostra vecchia Europa. Penso però che il dialogo debba essere fatto e l'incontro debba essere fatto da ambo le parti, cioè le posizioni diverse devono fare tutte un passo avanti, un passo verso l'altro e trovare la via della soluzione migliore per il rispetto dei diritti umani, per la cittadinanza di chi cittadinanza non ha
penso al mio paese, che noi omosessuali e transessuali siamo cittadini senza diritti. Ecco, la via del dialogo quindi significa l'incontro tra culture diverse che vogliono insieme costruire una nuova civiltà, un nuovo civismo e tenere, appunto, ripeto, e tenere insieme i problemi economici della globalizzazione con i problemi della democrazia. L'Italia è molto più dura perché, a dispetto della nostra volontà e capacità di costruire dialogo con chi non ritiene che le persone gay, lesbiche e transessuali abbiano dei diritti che in Italia non sono ancora riconosciuti, questo dialogo non viene accolto e spesso ci si risponde con il clash, con lo scontro. E quindi in realtà non esiste un'alternativa, ma esistono situazioni nelle quali è necessario fare lo scontro, perché non bisogna avere paura degli scontri, anche dagli scontri possono nascere dialoghi importanti, ed è necessario comunque tenere la barra centrata rispetto al fatto che comunque il dialogo è la prospettiva entro la quale ogni conflitto può essere sanato. Ma insomma, dipende dalla definizione a questo punto che vogliamo dare di valore tradizionale, nel senso che se la definizione è quella, appunto, di una concezione rigida di quella che debba essere la famiglia, e quindi soltanto un uomo, una donna e dei figli, e l'uomo e la donna uniti in vincolo matrimoniale, allora credo che ci sia soprattutto scontro. Se invece vogliamo essere intelligenti e vedere che ci sono valori tradizionali che stanno cari anche a noi delle organizzazioni gay, lesbiche e transessuali, come per esempio valori forti del XX secolo, come l'educazione gratuita, l'assistenza sanitaria gratuita, il diritto al posto e del lavoro, allora su questi valori tradizionali c'è anche il nostro accordo e sostegno e ci può essere un dialogo. Io credo che vi siano assolutamente delle possibilità, perché i cosiddetti valori tradizionali, nella misura in cui siano quelli positivi che permettono, come dire, alle persone di coltivare delle illusioni, di riconoscersi in qualcosa, possono serenamente convivere con le società che si evolvono, con i diritti di tutti. Occorre però una politica intelligente che sappia leggere la società e non decida di rimanere lontana dalla società stessa. Quando la politica si allontana dalla società, i valori tradizionali diventano strumento contro la società.